Ciao Ayu, oggi un piatto molto ma molto popolare, vermicelli col pomodoro, tutto qua. Però come lo faceva Ippolito Cavalcanti, più o meno nel 1850, anno più, anno meno a Napoli. Beh, cos'ha di particolare questo vermicello al pomodoro? Allora, uno. Non c'è aglio, due non c'è cipolla, tre non ci sono aromi, non c'è basilico, non c'è prezzemolo, non c'è origano, ma semplicemente sale e pepe. E poi a condire non c'è l'olio, l'olio l'avevano soltanto le persone molto molto ricche allora, ma c'era la sugna, lo strutto. Allora noi proveremo a fare questo piatto. Così come si faceva più o meno nel 1850. Beh, allora le fornacelle erano tutte quante a carbone oppure a legna. Noi abbiamo il gas, abbiamo tante altre comodità, Ma cerchiamo di riportarci un po' indietro, in quelle cucine un po' fumose, un po' chiuse, un po' nascoste del popolo napoletano di allora. Vediamo che cosa ne viene fuori. Soprattutto vediamo gli ingredienti, da vicino. Allora, 1 chilogrammo di pomodori, dei vermicelli quando l'ha pulita, un bel cucchiaione di sugna, potete esagerare, un po' più, un po' meno, del sale, del pepe. E tanta pazienza. Prima operazione, prendete i pomodori e fate col coltellino una croce sulla parte superiore del pomodoro. È importante perché ci aiuterà a spellarli molto ma molto bene. Quindi, stessa operazione la facciamo per tutti i pomodori. Una pentola. Acqua salata, sta quasi per bollire. Prendiamo i pomodori e li caliamo dentro l'acqua. Dovranno sbollentare qui. Ci siamo. Sono passati 3 minuti. Spegnete la fiamma. Prendete i pomodori e li mettete in acqua fredda, gelata. E ora pelare i pomodori è proprio un gioco da ragazzi. Vedete come si stacca la pelle del pomodoro. I pellicci devono andare via. C'è un bellissimo film di Troisi nel quale si parla di pellicci e di pomodoro. Questa operazione la fate per tutti i pomodori. Qui ci sono i pomodori e qui ci sono le pellicce. A questo punto aprite il pomodoro in questo modo, vedete? Lo tagliate in quarti più o meno, così. Dovete eliminare tutta questa parte qua, quella che lui chiama acquiccia e semi. Ecco qua. E poi prendete questi pezzi di pomodoro e li mettete qua in una pentola. Aggiungiamo un po' di sale, non troppo, il giusto. E ora lasciamo cuocere queste pacchettelle di pomodoro qui insieme all'acqua. Deve un po' tirare, chiaramente le pacchettelle si devono ammosciare e il pomodoro deve essere cotto. Sono passati 15 minuti, dobbiamo fare la passata. Un passatutto e versiamo il nostro succo di pomodoro senza condimento, ma soltanto salato e cotto qua.
ne passa tutto. E quindi passiamo. Ecco la nostra passata. Il profumo è solo pomodoro, bello, setoso, liscio, meraviglioso. Ora la salsa, il pomodoro, la dobbiamo soltanto tirare un po', però è necessario aggiungere il suo condimento, che è una noce di sugna, praticamente un cucchiaio scarso di sugna. Questo è il condimento. Ecco qua. Dobbiamo soltanto tirarla. L'acqua bolle e sarà salata e caliamo i vermicelli. Oh, i vermicelli sono formati di pasta tipo spaghetti, solo un po' più grossi, più spessi. Cavalcanti consiglia di mettere del pepe nel sugo. Mescolatina. E il sugo è quasi pronto per accogliere i vermicelli. Mancano 2 minuti alla cottura dei vermicelli, quindi li prendiamo, come dice Cavalcanti, belli verdi verdi, che per lui significa molto al dente, e li passiamo in padella. Si devono tirare e finire di cuocere. Impiattate così in un piatto a cuppa, un giro di pepe e tutti a tavola con Cavalcanti. Vai giù! Sì, è proprio questa acidità e dolcezza del pomodoro e la sugna che accarezza il tutto. E vai giù. Certo, le tecniche sono molto migliorate. Prima si faceva la fornacella, puoi immaginare, con ventaglio, tu, a sciusciare per ravvivare il fuoco. Quel sapore di affumicato di queste cucine che sanno di affumicato, qui non c'è, ovviamente. Però riscoprire che c'è stata una persona che ha deciso di mettere l'oralità in scrittura e scrivere le ricette è un fatto eccezionale. Guardate quanti libri di ricette. Eppure dobbiamo risalire a molti, molti anni fa.